Siamo live.
Ehi, Giorgio. Eccolo. Non ti sento. Come non mi senti? Non mi senti, Andrea? Questa è una brutta cosa. Mi Giorgio. senti? Eccolo. Sì. Io ho abbassato il volume generale perché ieri sera c'era qualcuno che mi rompeva i coglioni. Però Ah. mi sento lontano adesso. Ah, forse ho capito. Adesso modifico. Appena mi fermo, modifico. Stai facendo qualche giro? E sono in qualifica. Finché non si arriva in gara, niente di che, però. Ma sei da solo? In che senso? Gli altri del team? Ah, no, è. Mariappa arriva alle 10. Però Vuoi sì. condividere? E sto facendo la live su Twitch. Ma sei un toro. Sono un toro, sì. Però nulla di che, la qualifica sempre nulla di che. Non è un mio punto di forza. Dov'è il briochino? Eccolo qua. Ma Non ti chiedo chi ti rompeva i coglioni ieri sera, perché te la faccio dopo la domanda. aspetta che c'è il ritorno di Twitch o disabilito l'audio. Qui dov'è? Vallelunga. Figo cazzo. È molto veloce, molto bello. Macchina. TCR Audi. A3. Che era una 1. E Era la uno, RS3. lo dico. Sì, RS3. Meno male che è l'ultima stasera. Stavo un po' stufando, però è giusto onorare l'impegno. Come ti sei classificato? E lotto tra la nona e l'undicesima posizione. Gianluca De Luca. È conosciuto Sì. meno da noi. Ma ah, ancora un giro. È normale che le posteriori sono fredde. Sì, perché sono a trazione Ah, anteriore. anteriore. Vai, Gio, ti lascio fare il giro. Sì. Ce l'ho, non ce l'ho. Punti si fanno in gara. Difendiamoci così. Difendiamoci dicendo questo.
Madonna, stasera siamo solo 12. Da 24 ore che siamo diventati 12. Tra squalifiche e Oh, Madonna. assenze. La mia qualifica si conferma. C'è anche un Tiziano. Tiziano Raimondi. Tiziano Fiore. Ah, quindi sono gara 1 e gara 2. Sì. E dopo si va ad allenare a Mariappa. No. Mariappa è Addo. inallenabile. Ha da fare una 2 ore e mezza di Le Mans. No, 2 ore e 40 minuti, mi ricordo. Ma ce l'avete Domenica. stasera? No, no, domenica ce l'ha solo lui. Io non mi ci metto in mezzo a cose che non mi competono. E fai bene. Lo so che faccio bene. Litri credo che bastino. Qua? Vediamo. 50 litri credo che bastino. E quando consumi a giro? 2,6 sono tipo, non sono molti giri. Faccio per 30 tanto. Diciamo che giriamo in 40. 2,6 a giro. Sì, 19 giri più o meno. 2,6. Sì, 49 e 4. Con almeno 2 giri in più. Quanto fai a giro? Un minuto e 42 si gira, però ho messo 1 minuto e 40. Non si sa mai. Più il giro, sì. Fine 50 basta. No, sì, 20 giri per quanto consumi? 2,6. Beh, 51,6. Allora metto 52. Si sa mai. Meglio più che meno. Mi 52. sta 1,41 da giro, però. Ah, eh sì. Se Tanto. metti 2 o 3 litri in più, non è che ti cambia. Sì. Niente. Madonna, ho preso l'acqua 10 minuti fa dal frigo, anzi facciamo 20. È già calda. Mamma mia. Tra gara 1 e gara 2 vado a cambiare l'acqua. Tardato perché stavo ascoltando un po' di musica. Ero preso da una cosa che stavo ascoltando e ho detto no, vabbè, ce l'ho più tardi. Ah, per quello non arrivavi. Parla un po'. Mi senti? La Madonna. abbassato il volume dalle cuffie. Conosci Salmo? Sì, alla grande. È l'unico milanese rapper che mi piace, poi il resto li sparerei tutti. Ma è sardo, Salmo. È sardo? È sardo, sì. E canta milanese, con l'accento milanese. Non lo so. Però è sardo. Già la Madonna. Sì, non si sente molto che è sardo, però è sardo. Forse aveva vissuto parecchio tempo a Milano, boh. Può essere. Andiamo a vedere.
La reppata proprio è milanese. Eppure bravo. No, c'ha contenuti. Olbia, sì, c'è ragione, Sì, Olbia. Olbia. Sì. Stavo ascoltando un unplugged in un posto bellissimo. Non so dove cazzo era. Poi è uscita di moda che si fanno i concerti registrati senza pubblico in posti meravigliosi, Ah, no? beh, certo, è tutto normale. Sì, comunque sì. Sì, però merita. Sì, è molto, molto bravo. Ma ieri sera abbiamo fatto allenamento su Pearl Lab, per caso. Sì, ok. La Madonna. Sì. Sì, adesso mi è venuto in mente. Il solito dramma per cercare partite. Sì, no, ma ho capito anche i team fastidio. Mannaggia. Secondo te chi? Ah, sei live, non si può dire. È affermato tra di noi, però. Come persona. Parte del direttivo. Ah. Ah, domanda. No, io ti dico di no, che non fa parte del direttivo. O fa parte del direttivo. No, fa parte di quello che dico io, fa parte del direttivo. Ah, ok, allora. Ho capito chi è. Sì, ieri sera ha rotto particolarmente il cazzo. La New Entry. C'è Cristoforo Colombo, che dirò al culo. Poi abbiamo giocato al... Così, all'1:30, alle 2. No, E all'1:30. scassava il cazzo. Mamma mia. Tornava la partita ogni tre quarti d'ora. Mannaggia. Vediamo un po' qui. Ah, si parte tra 2 minuti. Bello, bellissimo. La Giulietta non va. Sono tutte uguali. È una classica mod di AC. Sono tutte uguali tranne il... Tranne. Ma la domanda, ma nella realtà la Giulia GT che cazzo di competizioni partecipa? Nessuno. Non esiste la Porco di... Giulia GT. Come no? Ah, Ma stradale esiste. Sì. Stradale esiste. Stradale esiste. Non esiste. Non esiste quella competizione proprio la macchina non targata, ecco. cioè, hanno fatto la GTA in collaborazione con la Sauber. Un po'. No, no, è così, cioè ingegneri Sauber hanno lavorato su quel progetto, hanno fatto 500 esemplari tra GTA e GTAM e una macchina del genere non partecipa a un campionato GT. No. Boh. Adesso bisogna aspettare 3 minuti per partire. Meno male che mancano 45 secondi. Che a Tiziano nelle ferrovie. Mi ha preso già qualche volta. Tiziano. Allora rende onore al Sì, sì, nome. sì, sì, sì. Fa sportellate, diciamo. Speriamo in bene. 18 secondi. Vai, in bocca al lupo. Grazie, grazie.
Che autoscontro che ho visto. O meglio, che autoscontro c'è stato. Vai, vai. Questo all'esterno ne ha di più, giustamente. Ma la curva ti premia. Sì. Ma come mai? Io so, forse sono un po' più carico, ma le curve esterne ti favoriscono molto di più su questa pista. Vedo differenza di motore qua. Ma questo dove va? Mannaggia, questo. No, no, ma proprio lì ha fatto una grande traiettoria. Io con quella dietro che mi gioco la nona barra decima posizione. È molto forte. Allarga di più l'ingresso. Che altro un po' di danni all'anteriore per quel contatto di prima. Ma guarda quello. Che altro se perdi la scia è finita. Ti sto cercando di rimanere il più attaccato possibile. Qualcosa hai preso da quello di dietro, Sì. Buono, buono. Devo metterla prima, mannaggia me. Madonna, gli autoscontri. Mamma mia, la lisci sta facendo. Tra tutti. Non
questo è pazzo. Non chiudere. No, no, è... Ma no. Una staccata senza volerlo, però ha portato i suoi frutti. Con la scia non si riesce un po' a difendere. Effettivamente fa tanto, eh. Eh sì, su queste macchine qua che sono lente come... Se dietro si danno fastidio è molto meglio. Esce sempre molto lento. Qui è insuperabile. 12. E qui. Qui è. Cioè è impossibile superare qui. A meno che proprio non sbaglia a mettere la marcia. Si è capito che in rettilineo ne ho molto meno di lui. Questa salsicciotta la rotta il piatto. Sì. Sì. Dopo la curva sono molto più veloce, per me è fino alla curva. Ma sono dritto se è più lento. Eh sì, infatti probabilmente gara 2 metto l'ala più bassa. Agganciarmi a questo davanti, sennò mi fanno la pelle.
movimento in pista pericoloso che mi aspettavo. Con la live so qualche secondo di ritardo. Sì, sì, tranquillo. Sì, sì. Adesso senza scia sarà lunghissimo. Vai, trovi il tuo passo, vai. Sì, sì. Esterna appare mia tantissimo. Quel punto di staccata lì. Mannaggia me. Secondo me devi togliere un po' di carico sul posteriore. Sì, gradue sì. Forza. Le curve veloci tendi sull'esterno. Cioè c'è difficoltà di inserirti. Sì, sì. Curve lente ok. Cioè abbastanza sovrasterzo mi sembra. Sì, sì, è buona. Nel guidato è anche abbastanza buono. Cioè sul dritto non è male, però potrei essere molto più veloce. Sì, e poi perdi, cioè sul dritto hai più velocità ora. Sì, sì. Queste macchine qua dalla bassa e cioè devi metterle per forza. Più che altro cioè gli altri hanno troppo carico aerodinamico di per sé. Sì, ma così lente cioè gli altri li tieni dietro solo così.
10 minuti. Devo resistere. Così dai. Poi smonto l'ala. Bravo. Montala, bravo. Regolabile solo la posteriore? Sì, sì. Meno 5 gradi, 0 gradi o 5 gradi? Di poco. Sì. Altro sono solo tre opzioni. Quello che mi mangiano me lo mangiano su rettilineo. Infatti si tratta di 2 o 3 decimi, non di più, forse pure meno. Ma abbassa pure un po' le sospensioni. Le sospensioni non fanno un granché, sì. Tanto qua i cordoli non è che li puoi usare. Esatto. Dove va la gara? Decimo. Non male. Io sono morto. Sei? Ha detto che è morto. Ah, non l'ho sentito. Ho sentito io sono. No. Poi dobbiamo andare nella ricopia. Non lo voglio. Mario! Ma? Che c'è? Sto venendo del cazzo. Preso il codo, se non mi mangiava il rettilineo. Bello ragno sopra il letto. Ma io sei in live. Ah. Live che poi verrà ricaricata sullo YouTube. Thank you.
di più e si vede. Come si chiama la Ferrari da Le Mans? 499? Andò a sbagliare qualcosina, non è abbastanza. Pure il gattuccio mangia. Senti? Yes. Ciao, mi rispondi. Sono in gara, ma non è che...
chiesto sei su Sky? Yes. C'è un 89 live con F123. Dove sei tu? Eccolo qui. Sì, siamo in 12. Ok. Troppo carico. Ah, sei parecchio giallino, eh? Beh. Combinato. Dai, una botta di qua, una botta di là. Ora sei uniforme. Dopo sta gara facciamo due conti. Che ho 5 punti di vantaggio su questa qui davanti. Adesso non so quanti ne ho. Ma gara 1 o gara 2? Ma questa è gara 1. Vabbè, in qualifica che hai fatto? Sei dicesimo? No, no, è sempre qui. Come sono partito arrivo a meno di stravolgimenti. Cercando di capire la pista, no? Però ancora non ci sono arrivato. Niente, niente. Se ci arrivo, io ci ho girato oggi per la prima volta qui, per esami. Dopo sta gara io disinstallo a 5. Questa sembra l'ettrina di Atenai, però non è Atenai. No, ma non ci arrivi mai, vai. Non la conosci. Ma come, non è Valle Lunga. Ah, è bello il titolo. Cioè, ti fanno anche gli applausi, ma io... Hai sentito il sottofondo? No, me la sono ricordato da qui, da queste due qui. Ah sì, perché ho visto Valentino che ha vinto a Valle Lunga. Come Valle Moto? Valle Lunga? Valentino, no Rossi. Ah, Valentino, sì. Il nostro di Valentino. Ah, io non l'ho visto. Ha vinto? Sì, ho visto che ha vinto, ma non ho visto. Madonna che caldo. Fa 24 ore. A luglio. Ad agosto, 24 ore. Ormai sì. Una a luglio e una ad agosto. Alla fine a luglio. Sarà sempre come se fosse agosto. Arrivo subito.
5 punti di vantaggio. Sì. Ah, Andrea, ho alzato subito l'ala. Prima cosa che ho fatto. Cioè, ho abbassato subito l'ala. Bene. Madonna, che calvario sta che... Allora, il decimo prende 11 punti, l'undicesimo 10. Quindi io ho ancora 4 punti di vantaggio. È tosta. La situazione è molto tosta. Fino a che non arriva prima, io sto davanti in qualsiasi caso. Dobbiamo partire decimo e undicesimo. Ok, quindi è un punto di distacco. Ma è tosta. Ah, l'Olimpia ha vinto. È caldo, ma voi sì. L'Olimpia ha vinto lo scudetto, incredibile. 30 scudetti. Incredibile. Sì, ma ora sto facendo una sudata che non rifarei volentieri, non per AC. Mi chiama io moderatore sul mio canale, incredibile. Ma poi la schermata moderatori Cimario 93. Allora. Ah, ti levo il segue. Zitto. Sei moderatore sul mio canale, ma io non devi fare queste cose. Ma comunque è domenica, non so. È domenica. Faccio. Indianapolis è domenica. Questa no? No. Di che endurance stai parlando? De Nero, ma mi dici che cosa ti sei perso, per curiosità? Me l'avevo mandato ieri in realtà il messaggio, però sono tornato a casa ieri che trovavo e prendeva il telefono. Comunque non trovo niente. Ma mi dici certo che ti sei perso? E mai io vince. Quasi bollente. No, bollente, non scherzavo. Ma io tieniti pronto che sfogherò la mia rabbia sulle man. Ah, mi sento molto basso. In che senso sulle man? Mentre ti alleni, come mi senti adesso, Mauri? Meglio, peggio, malissimo. No, ho spaccato il motore. No, devasto. Ho spaccato il motore della Ferrari. E niente, classico. Non ci credo, si spacca il motore su sto cazzo di noi. C'è tutto dopo. Ma prima mi sentivi bene, Mauri? Cioè prima? Quando ero in gara, magari col motore della macchina. Aspetta, già che ci siamo.
adesso, tipo, se senti un po' di rumore della macchina, cosa senti lo stesso? Oppure no? Molto basso. E intanto qua che si starta tutto. Ah, ora bene, ok. Allora lascio tutto così. Cioè, con la macchina mi senti bene? Con la macchina di sottofondo? Perché io devo fare le live su Twitch? Ah, ma forse quando parlo così che... Giustamente. Ok. Ma io provo a parlare. Mannaggia. Mi senti? Ma voi l'hai sentito, Mario? Come mi senti, Mori? Tutto bene? Tutto a posto? Tutto bene? Tutto bene? Anche... Eh sì, ma voi quella... Prima è... L'importante è avere... Ok, si parte. L'importante è avere tutto uguale, poi ci pensiamo ad alzare tutto. Post live nella bottega, si parte. Siamo neanche partiti, ho già ricevuto ben due colpi. Grazie, Mauri. Non è nemmeno completato il giro alle mani che già sto sudando. Madonna mia. Madonna, ma che... Io boh. Sta staccata miracolosa da paura. Per poi uscire dal server. Aereo? Sì, Raimondi. Ah, si stava Tiziano. disconnesso, dai. No, proprio ha tirato dritto per 3 o 4 curve. Meno male che lo conosco. Ok, adesso un'altra velocità. Ora posso competere. Grazie.
morendo di caldo. Pensa domenica, Mario, che devi fare 2 ore e 40. Sì, se ti sei dato quanto è no? E dopo lo facciamo, non finire sta gara più. Al primo giro ho fatto un tempo migliore che in tutta la scorsa gara, di quasi, no, di più di 2 decimi meglio. È quasi, ma lui non proprio standard, ma quasi. Cosa servono gli elicotteri su AC? Tutto bene? A parte il campionato, sì. Anzi, anche il campionato va bene, perché stasera finisce. Madonna, gli auto sconta. Quest'altra che boh, mi ha messo in ghiaia. Va bene. Ma
cazzo lungo. Ah. Al buio mi perdo i punti di frenata. Non vedo i cartelli al buio. Ah, dovevo accendere le luci, ok. Danni sul tetto fanno più di qualcosa. Perché Mario, dove stai correndo te? Nelle mani. Oddio. Domenica ho la gara. La 2,4 ore. 2,44 mai. No, 2,40. Hai toccato gioco c'è la macchina rotta? Cosa? Con chi sei toccato che c'è la macchina rotta? Un po' con tutti. La stessa domanda che ho fatto io quando sono appena entrato in gara. Sono andato questo dove cacchio. L'importante è che d'esca non mi arrivi 4 posizioni avanti. Poi in caso ci sarebbe il mio report che l'avevo messo in ghiaia. Vabbè. Come fai a guidarla, Mario? Come fai a guidarla sta macchina? Sto provando. Non gira proprio, va dritto. Sono tutti con la 488. Sei 488. Sì, anche con la 488 sono. Vedete che qua va dritta. Sono 49, cioè è una multiclass. 499. Sì, ma solo Ferrari. Sì. Ma legittimamente. Se qualcuno avesse messo un qualsiasi altro a Hypercar ti dava merda qua. Però questa volta l'ho provate un po' le altre, la Ferrari è l'unica che non curva. Ma proprio non curva. Ma prova la Toyota. È un'altra roba. Sembra la stessa mod. Non so chi l'abbia fatta la mod, però sì. Sempre Hypercar di quest'anno. Madonna, mi sento un Michele. No. Ma sta facendo le live, Michele? Sembra di sì. Ultima live 3 giorni fa. Ah, Racing. Ah. Mamma mia. Ma comunque io ho visto solo iscritti, cioè gente iscritta con l'Hypercar. No, c'è anche gente con la Ferrari, GPU. Quantifica 4. Ma è allora, come fai a dire che è una multiclasse? E vabbè, 4 macchine poi ci sono. Ce ne sono 104. In quanti siete iscritti? Ma saranno tipo in 3. 16. Ah. 16 una gara, le manda è pochissimo.
te... Non so, ma non l'ho vista la prima volta. Basta che c'è scritto qualcuno nuovo. 13 km di pista, 16 macchine. No, sarete almeno un 20-50. Vediamo. Che c'è, gatto? Che c'è? C'è la rete? Vediamo, come scappa adesso? Il gatto di Mario, poverino. Ho montato una rete sul balcone, così... Preferiva nascere, preferiva essere randagio quel gatto. No, no. Voglio vedere se trovo modo per impiccarsi con la rete. Guarda, Eh sì, altri 15 minuti di sofferenza. Dopo vieni in live, ma vorrei che... Ho una cosa da mostrarti. Anche 2 minuti che vieni te la mostro, poi puoi anche andare. Che c'è, ti sei resa? Ti sei resa? Vieni qua. Ti sei resa? Non è funzionato loro. Ti sei resa? Che c'è? Che 10 minuti dopo che è finita la gara, che tanto faccio qualche reclamo e poi faccio vedere tutto. Allora, fare girare sta macchina. Ah, perché non l'hai fatta con la GT2 mai? Spoiler davanti al massimo. Ma con la GT2. E niente. Sul rettilineo mi addormentavo. Stai scherzando, però. Madonna. Scriviti tu con la GT2. Posso anche iscrivere. Non sai. Se ti scrive la fai insieme a me. Ce la vengo. Cosa vuoi vincere? Sai neanche se la prima curva di Le Mans è a destra o a sinistra. In realtà è a destra. Prima curva significativa è a sinistra. Vabbè, la prima curva è a destra. Adesso mi hai detto la prima curva è a destra. Oh no, c'è imputato. Dove? No, no. Dove mai? Con la 499. Quindi c'è 1 2 488, non 499. 4 no, no, con la 499. Ah, mi dicessi la gente con la 488. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Allora ci sono 23, 499 e 4488. Ok, non mi scrivo. Chi c'è con la 488? Spettatori. La mia decisione potrebbe cambiare. Gagliano. Ok.
Bambini. Ok. Fighiera. Ok. Massagesi. Ok. E basta. Basta. Ma la qualifica quando è che è? Penso lo stesso giorno, non è specificato. Qualifica. Saranno 15 minuti prima della gara. Yeah, 15 minuti. Da se dobbiamo fare in fretta. 15 minuti alle mani, non fai neanche 4 giri. 2 giri sono. Appunto. Appunto. Metti che vai a muro. È un giro. Che con la 488 tra l'altro è GT2, quindi non si sa se va più piano o più veloce. Sono 3 giri o 2. E della GTE, cioè dovrebbe andare più lenta. Della GT3 non si sa se va più veloce o più lenta. No, niente, mi sa che l'evento Huawei arriverà un altro giorno. Se mi tocca fare la gara non posso disinstallare AC. Mannaggia. Dai, modifico l'iscrizione, metto pilota 2. No, no. No, no, se partecipo... Ah, fai la con la 488, almeno però fai compagnia. Tu con cosa la fai con la 499? 499, sì, ma non gira. Mi sto rompendo un po' i puntini, puntini. Cioè va dritta, c'è, proprio, va. Qui dentro c'è almeno una persona di competenza, chiedigli qualcosa, no? Ma sei successo? No, dico, non a me. Chi è Lorenzo? Figurati. Figurati. Mi prende per il culo se gli chiedo qualcosa. Mannaggia. Chi è Lorenzo? Fammi setà. Aspetta. Di quella macchina? Devo mettere 3 anni a capire come funziona. Se funziona, quanto è affidabile, quanto è vera. Mario, fammi compagnia in classe GT2. No, dai, non posso girare con una GT su assetto corsa. Me ne fiuto. Guarda che anche l'hypercar è una GT, eh? Non volevo dirlo, l'ho detto. Sì, ma sul rettilineo faccio 3.30. E la GT2 fa 3.10. Sì, 3.10. Cazzo. È anche più divertente da guidare. E poi la GT2 dovrebbe essere la Ferrari Challenge, credo. Sì. Allora. Sulla CC non la guiderai mai. Citazione da Michele. Certo che potevano metterlo. Intanto sto ridendo e scherzando perché penso che non mi sfugga il campionato. Cioè, la nona o decima posizione. Madonna. Ma questo evento è fatto per questa macchina, cioè. Quindi? È per festeggiare la vittoria, quindi. Mario 2.40 Le Mans, edizione speciale. Io 2.40 sono lunghe. Lo so. Poi Le Mans. Ancora non ho mai finito lo stint, penso. No, non hai mai finito un... No, forse un giro sì. No, un giro sì. Due no. Ah, due giri no. No. Alla grande. Perché sta macchina... Boh,
secondo me non è impossibile che la macchina in real è così. Ma io, ma allora è fatta proprio con i piedi sta mod. Io l'ho provata l'altra sera, va benissimo. Cioè nel senso, sì, magari gira poco, però cioè ecco, la TCR è più difficile da guidare. L'ho detto tutto. No, no, ma non dico che è difficile da guidare, però... Però? Però sta sotto stesso punto. Niente. Cioè, ho messo l'ala 6, adesso volo via. E non stessa comunque, cioè, allucinante. Assurdo, Mario. Cazzo. Schifo quella mod. Nella mod, tanto la fa cagare. Sì, sì, no, ne provi un'altra, è completamente diversa. Devastante. Mi sono sfondato una spalla, porca puttana. Aia. In palestra con Mario. Palestra con Mario. Mario va in palestra, tu non lo sapevi, ma Mario va in palestra. Quante volte a settimana? Se lavora la mattina alla sera. 7 su 7. 7 su 7. 7 su 7. Minuti su. 20. No. No, una volta però ci andava. Mario, se ti trasferisci a Milano ti porto tutti i giorni in palestra. Ma va. In palestra con Giove. Me ne vado a Barcellona. Pensa che hai rilasciato un'intervista dopo, cioè, dopo aver buttato 230 euro. Niente. Un'intervista a Mauro. Ma proprio dettagliati, 230, proprio... 200 più 30, mi hai detto tu. Sì. Pensa un po'. Ma, no, in realtà... Ma io è stato 150 più mangio. Ah... Dai, quindi 180 più mangia. Ah, vabbè. Cioè, doveva essere contento, no? Sì, sì. Madonna, mai. Milano ha vinto lo scudetto. Io finisco questo campionato. L'esame di oggi spero sia andato bene. Io devo studiare. No, ma io non dico. Devi studiare cosa? Mi sono registrato per il test in medicina. Mi sono registrato. Tu sei un pazzo, tu sei un pazzo. Non mi sono iscritto. Ma che voglia c'hai di studiare altri 6 anni? Almeno. Solo per andare a figa, la cosa. Minchia. Pensa che l'anno prossimo... E arrestano ormai, Mario. Vanno all'università nel 2004. Ma c'è niente. Ma che dici? Ma che ci sono solo le 2004, ma ho capito, però. Cioè, nel senso, ti ho detto... Il manager arrestato. Comprensione del testo, Mario. Ti ho scusami. Detto. Mamma mia, che cazzo se non ricorda più. Cosa significa logica? Modus ponens, modus tollens. Ti dico niente. Cosa? Vabbè. Cosa? Minchia vai. Che hai detto? Modus ponens e modus tollens sono due. Non mi ricordo. Sono due cose di ragionamento. Tipo se solo se. Madonna, mi hai fatto andare da ritmo. Ma è tutta colpa tua. Sì, sono due. Sono forte in logica. C'è pure la matematica, io non mi ricordo manco più come si fa un'equazione. Beh, il test d'ingresso a medicina, perché... Dovrei studiare agricoltura dei prati. Ho capito, ma... cioè, io non dovrei fare un test d'ingresso. Cioè, è una cazzata allucinante. No, ti devono buttare dentro così e va.
niente. Ah, che più cazzo, sono laureato io, ci lavoro, ne so più di un medico, tra un po'... Ecco, l'ha detto la cazzatora. Cioè, scusami, mica uno studente di primo anno in medicina sa più di me. Scusami, Quindi perché io mi devo mettere a studiare logica, matematica, tutte quelle minchiate? Madonna, sta stanza è un calorifero. Troppo caldo. Io te l'ho detto, io ho aperto la finestra, ma per far scappare il gatto l'ho recintata. Oddio, un filo d'aria. Farò una brutta figura, che arriverò ultimo a sta gara. Io ho doppiato dalle GTE. GT2 è ancora peggio. Ah, forse mi prendo la GT2, almeno così non mi doppio la GT2 con la 499. Madonna, sta macchina non sta più in pista. La provo, dai, vediamo com'è. Attenzione. E adesso diventa notaio. Adesso diventano due. Lore. Andiamo al capo. A Spa. Al capo a Future Festival andiamo. Ah. Che sei di lanci vai. Capo, ci sono i tossici. Cos'è che è? Il? La versione italiana dove sono stato a Barcellona. Vabbè, stava succedendo. Non è successo. È successo. Chiudo questa live. Buonanotte a tutti. È stato un bellissimo campionato.